Amici di Juven TV, oggi vi porto in Basilicata e nello specifico a Venosa, città natale del principe di Venosa, ovvero Gesualdo, un grande compositore. In suo onore oggi abbiamo questo grandissimo vino Gesualdo della cantina di Venosa. Qui la struttura è interessante perché qui si parla di un grandissimo aglianico e siamo chiaramente ai pendici del Monte Vulture, quindi il vitigno più importante della zona, con caratteristiche che ricordano la struttura di tutto quello che è l'aglianico e la sua grandissima potenza. Qui è un vino che fa chiaramente la fermentazione in acciaio, successivamente il passaggio è per un 50% in barrique. La bella struttura, si vede anche dal suo corpo come avvolge il bevante. La sua sensazione olfattiva è dirompente al naso, è prepotente, sale su con una grande componente verticale. I profumi sono quelli della frutta rossa, chiaramente frutti di bosco, leggermente queste spezie, questa leggera speziatura che è il suo filo conduttore, si allarga interessante al naso. Il sorso è potente, è fresco, è dinamico, chiaramente è un vino che è anche molto giovane, quindi può andare avanti nel tempo, ma la sua forza è la schiettezza di questo vino, come arriva subito direttamente con questa sua gioventù, con questa sua componente dinamica, questa freschezza gustativa. La sua trama tannica è chiaramente da struttura di aglianico, ma ben integrata nel vino, dove riesce a legare e a dare un'armonia complessiva al vino di struttura e di potenza. Questo rappresenta chiaramente i vini dell'aglianico, che chiaramente hanno questo carattere esuberante e potente. Si presta molto bene con preparazioni gastronomiche di carne, ma io lo vedo molto bene anche con molte tipologie di formaggi, di medio impasto, non troppo piccanti, e sicuramente è un degno compagno di un grande pranzo. Salute!